Cartorovica Poloni fornisce tutto il materiale di consumo per tutte le attività commerciali, azienda leader per forniture di materiali di detergenza, pulizia e conservazione di prodotto. Che meraviglia, oggi leggermente frizzante è Agromo, un paese davvero, si può dire medievale, giusto Alba? Certo, certo, sì. Anche il castello? Dal 1003 il castello. Invece il ristorante, il tuo ristorante al Posta Castello, di che anno è? Sono 40 anni che siamo qua. Hai sempre cucinato tu? Sì, io e anche mio marito collaborava anche lui, però lui stava più in sala. Senti, il vostro piatto forte? Insomma, tanti piatti con i funghi, non saprei proprio dire il più forte, ecco, a alcuni piace la zuppa, no, ho vinto il cuoco d'oro con le crespelle ai funghi. Abbiamo anche i tagliolini sempre fatti in casa, con i funghi, specialmente in stagione quando sono freschi, facciamo molte insalatine. Ma vanno i tuoi figli a fare i funghi? No, li compriamo. Andava mio marito, adesso no, purtroppo non c'è più. Quindi questa è una zona comunque dove si trovano ancora tanti funghi, porcini? Solo porcini. Noi usiamo solo porcini. Buonissimo. Sì. Ma riuscite anche a mantenerli, ad abbatterli in freezer? Sì, con l'abbattitore così. Sì. Invece oggi per leggermente frizzante oggi faccio un antipastino che sarebbe un'insalatina verde ai funghi, condita con delle noci. E poi si demoliscono i funghi nell'olio bollente e poi si condisce a parte l'insalata. Allora, noci, sale, pepe, scaldo l'olio e poi questo viene servito davanti al cliente. Faccio demolire i funghi nell'olio. Cosa significa esattamente demolire i funghi? Adesso questi si... Ecco, sì. Proprio si fa... Si ammorbidiscono? Si ammorbidiscono, sì. Ecco, e questo sarebbe fatto. Poi faccio una zuppa di funghi. Sulla zuppa mettiamo un po' di pepe. E finiamo con un po' d'olio di oliva extravergine. Ricordiamoci di usare sempre ingredienti buoni. Esatto, mettere le prime buone. Adesso facciamo una zuppa di funghi. Allora, si prende scalogno, cipolla, si trita nell'olio, si mettono i funghi, si bagnano con vino bianco e poi si continua, e poi i funghi naturalmente, e si continua la cottura. Si serve con dei crostini e poi davanti al cliente sempre olio e pepe. Alba, dove ti senti più forte? Nei primi, nei secondi? Primi, primi. Quindi tutto rigorosamente pasta fatta in casa? Sì, sì. Ho visto. Ai funghi. Ho visto perché state preparando gli gnocchi. Sì, 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 sì. Molto bene. Alba, come sei preparata? Sembra che fai televisione tutti i giorni. Sì, sì. Hai visto come guarda in camera? Bravissima. Dai. Senti, sei stata velocissima e mi hai spiegato tutto benissimo. Voglio chiederti una cosa. Gestione familiare. Sì. Chi c'è adesso? Adesso sono io con i miei due figli e il ragazzo che mi dà. Diamogli dei nomi, dai. Come si chiama? Rossi Simone. E i tuoi figli? Mauro e Chicco. Mauro e Chicco. Giorno di chiusura del ristorante? Lunedì. Abbiamo anche un sito, è www.postalcastello.it. Senti, questa è un'insalatina che si presta tutto l'anno? Sì, tutto l'anno. Vero? Perché va bene anche così, ecco. Allora, adesso a me mi tocca, ragazzi, ve lo dico, mi tocca assaggiare, ma prima io lo chiedo anche a loro. Ogni giorno leggermente frizzante. Come la signora.